Tuning versus Nashville Tuning. Chuck 1. Ciao amici, come dice il mio amico Paolo Pilo, amici accordiani, voglio parlarvi di un sistema di accordatura, scusate, molto bello e anche molto divertente e molto pratico. Trattiamo dell'accordatura Nashville. L'accordatura Nashville è un sistema di accordatura che adesso lo faccio vedere subito. Differenza? Queste sono 6 corde accordate in tonalità standard. Standard si fa per dire perché mezzo tono sotto, ma lasciamo stare. In standard per accordatura. Mi, La, Re, Sol, Si, Mi, accordate normale. Mentre li mettiamo a paragone tutti e due insieme. Hanno un'ottava di differenza, le corde più gravi hanno un'ottava più alta e questa accordatura permette in un certo qual modo di utilizzare una chitarra a 12 corde. Ho avuto la curiosità di provarla, che comprando una muta da 12 corde, perché ho avuto una storia un po' lunga, una cosa, ho voluto provare, ho detto fammi provare a togliere le corde, le doppie corde gravi delle corde, le corde quelle che stanno sopra le corde gravi, le corde l'ottava sopra, il Mi, il La, il Re e il Sol appunto. Io cosa ho fatto? L'ho montate sulla mia Ovation, sulla mia, faccio nome, ho un nome, sulla mia Rondo Melody e ho la sistemazione di avere, dà questa possibilità di suonare con una chitarra a 12 corde, anche se la chitarra è un 6. Ti compri
una muta da chitarra Nashville, una muta di corde Nashville, accordatura Nashville, e il gioco è fatto. È come se accordassi una chitarra normale, cioè è come se suonassi con una chitarra 12 corde, anche se hai 6 corde attaccate. Questa curiosità mi ha fatto sì di avere meno sbattimento, di accordare le doppie corde, i doppi piroli, dopo di questo e dopo di quell'altro. Bella quanto vuoi la 12 corde, ma questa è anche meglio perché ripete in parte il suono. Va bene, spero di esservi stato di aiuto. Da Billy Sam, buona musica e buona chitarra Nashville a tutti. Ciao!